Che cosa sono in sostanza le zone libere? Che cosa sono in sostanza? Sono la dimostrazione che i fascisti, che i tedeschi in primo luogo, non hanno avuto la forza di occupare interamente il nostro paese. Sono la dimostrazione che il governo fantoccio che sono riusciti a mettere in piedi non è riuscito a stabilire la sua autorità in tutto il paese. Sono la dimostrazione che sono rimasti ampie zone libere nel senso, cioè vuote, dove c'era un vuoto di potere, dove non c'erano i tedeschi, dove non c'erano i fascisti e dove la popolazione ha dovuto regolarsi in un certo modo. Guardate che tutti quanti noi qui siamo partigiani, non ci raccontiamo delle cose nuove, ma esistevano degli itinerari attraverso i quali si poteva camminare dal fronte di Cassino fino alla Valle Padana senza passare nelle zone occupate dai tedeschi o dai fascisti. Erano le muratiere di montagna, erano certi sentieri, ma questa è una realtà, Ora, quando è che si può parlare di zona o territorio libero, è vero? Che sia una cosa diversa da un'assenza di autorità ufficiale del governo di Sarò o del governo di occupazione militare tedesca. Ecco questo il problema, Ora, quando queste zone sono riempite da formazioni organizzate, le quali si pongono determinati compiti precisi nel quadro di una tattica, di una strategia politica e militare nazionale, in cima alla quale ci stavano i comitati di liberazione nazionale e in queste zone organizzavano la lotta contro l'occupante e contro i fascisti, beh, ecco, in questo senso si può parlare di zone libere, anche se la zona libera, per essere definita tale, non ha necessariamente bisogno di tutti gli attributi che ha avuto, per esempio, la Repubblica dell'Ossola, che ha costituito un regolare governo, una regolare amministrazione civile, ha svolto determinate attività per il periodo della sua esistenza. Aggiungo una cosa a cosa ha detto Ghini. Adesso ritrovo in mezzo a questo fascicolo che il Comune ha messo a disposizione un proclama fatto dal comando di questa brigata per dichiarare decaduti tutti gli organi, tutti i funzionari nominati dallo pseudo governo fascista repubblicano. Da oggi l'amministrazione della cosa pubblica verrà assunta da un comitato di cittadini in attesa delle disposizioni che il legittimo governo d'Italia detterà. Questo comando invita la popolazione a mantenere la massima calma e ad osservare le norme che saranno dettate dal Comitato di Salute Pubblica. L'ordine pubblico verrà tutelato dalla Guardia Nazionale. In ottemperanza all'incarico conferitomi da parte del Comitato di Liberazione, assumo la direzione amministrativa di questo comune. Mio primo atto è quello di rivolgere un caldo appello all'intera popolazione affinché sia mantenuta la massima calma e disciplina, perché solo così ci potremo rendere degni di riconquistare quella vera libertà di cui siamo stati privati. Proclama del 16 marzo del 1944 diceva: con la liberazione di Norcia, Leonessa, Poggio Bustone, Albaneto e le rispettive frazioni dell'Alta Valnerina, la brigata garibaldina Antonio Gramsci ha liberato circa 1.000 chilometri quadrati di territorio. Migliaia e migliaia di lavoratori sono stati liberati dalla schiavitù nazifascista. Questo comando, mentre invita i cittadini a collaborare con i partigiani per le necessità delle popolazioni locali, rende noto che da oggi, 16 marzo 1944, il territorio di Leonessa e di San Pancrazio, in zona di Narni, con i limiti Rivo Dutri, Poggio Bustone, Albaneto, Castiglioni di Arrone, è considerato staccato da Rieti, Terni e Perugia, città dominate ancora dai nazifascisti, ed è unito al territorio di Cascia, Norcia e Monteleone e l'Alta Valnerina. Per conseguenza, la Brigata Garibaldina Gramsci, unica autorità esistente in detto territorio che degnamente rappresenta la nuova Italia democratica, assume la responsabilità di fronte ai cittadini militarmente, politicamente e amministrativamente. I cittadini, per le loro necessità,
sono invitati a rivolgersi ai rispettivi comuni e al comando della brigata sito all'albergo Italia di Cascia. È uno dei primi momenti attraverso i quali, con dura lotta, si costruirà la rinnovata Italia.